signore, lei ha occupato abusivamente una casa. Non sono il primo. Ho capito, ma cosa vuol dire non sono il primo? Le sembra normale? Sì, normale, sì. In un momento del genere per il nostro paese occupate le case? A Milano, in piena emergenza coronavirus, c'è chi se ne approfitta. Negli ultimi giorni sono state occupate abusivamente 50 case. A rimetterci sono soprattutto gli anziani, che ricoverati per il virus, oltre a lottare per la vita, rischiano anche di ritrovarsi la propria abitazione occupata. Siamo stati nelle case popolari in via degli Etruschi a Milano, dove la situazione è fuori controllo. Ma vi sembra normale occupare le case? C'è il virus, dobbiamo stare in casa, meno male. Peccato che la casa non sia vostra. Noi siamo in trincea, perché abbiamo gruppi di rom organizzati, ben organizzati, che approfittano della situazione per fare gli sciacalli. Sono degli sciacalli armati che terrorizzano le persone anziane e se qualcuno osa opporsi vengono anche minacciati. Dici che sono armati, in che senso questi occupanti sono armati? Sono armati con flessibile, armati ben organizzati, flessibile, piede di porco. Vedete, queste sono le lamiere che gli abusivi hanno lasciato qui dopo aver sfondato le porte. Questo è l'appartamento che hanno occupato, come vedete infatti non c'è la serratura. C'è qualcuno? Hanno occupato qua, signora? Eh sì, sì. Io ho visto due signore con martello e capanno. Perché non abbiamo dato una volta, avete occupato. E sembra normale? Non è normale, ma sono incinta, ho tre figli. La scusa per occupare è sempre la stessa, avere figli o essere incinta, come ci dice questa rom. E questo signore che state vedendo ci spiega che da anni ha fatto richiesta per l'assegnazione della casa, ma senza riuscirci. Non ho ancora una casa. Così è costretto a vivere ospite a casa del fratello. Ma io non vado a spaccare la casa, perché se vado a spaccare io sull'italiano, sanno da fare. A me mi legano, mi arrestano, mi denunciano, mi fanno un mazzo così. Lei che ha gridato gli italiani bastardi, gli italiani così, non va bene. Al quartiere Giambellino, sempre a Milano, la situazione è la stessa. Parliamo al telefono con una residente della zona che per paura degli abusivi non vuole in alcun modo farsi riconoscere. Cos'è successo questo signore che è in quarantena fuori Milano? Ci racconta che a un suo vicino stanno tentando di occupare la casa. Approfittano del coronavirus per occupare, ecco, diciamo che i mandanti sono i vicini di casa. Quindi gli altri occupanti abusivi rom, molto probabilmente in questi giorni toglieranno di nuovo la LAF e tenteranno di entrare. La persona torna dal lavoro e si ritrova senza la casa e non è corretto.